La statua di Anna Maria Luisa de' Medici, realizzata dal Salimbeni e restaurata, non si muoverà più dal cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, un tributo voluto dal Comune di Firenze per l'elettrice palatina, così che ogni visitatore possa conoscerne la storia, l'ultima discendente della famiglia granducale, scomparsa nel 1743, grazie al patto di famiglia ha lasciato in eredità a Firenze il patrimonio accumulato per generazioni. A partire dal prossimo anno sarà celebrata anche nel resto della regione e sulla facciata della Basilica di San Lorenzo a Firenze sarà proiettato il progetto di adornamento che volevano i Medici ma che non è mai stato realizzato. Dal prossimo anno, io lo dico ufficialmente, tutta la Toscana, non solo Firenze, vivrà la festa ufficiale di Anna Maria Luisa de' Medici, l'elettrice palatina. Quindi le manifestazioni le faremo come oggi, fa benissimo a farle il Comune di Firenze con il restauro della statua del Salimbeni, ma le faremo in tutte le città toscane, da Pisa a Siena. E contemporaneamente un altro messaggio che voglio dare, lavoreremo perché il prossimo anno il suo volere, scritto nel suo testamento, ovvero di fare in marmo la facciata di San Lorenzo, la chiesa di famiglia dove lei è sepolto, possa concretizzarsi non con la facciata in marmo, ma con una scenografia che per almeno un paio di mesi ci faccia vedere come secondo i Medici doveva essere la facciata di San Lorenzo.